Quarta di campionato, categoria promozione, la Virtus straripante con un 5-1. E ai microfoni di Vivicentro, Ciro Birrese, classe 2005, il portiere che sostituisce in Serra e che per la prima volta si vede in campo. Ciro, innanzitutto, complimenti per la prestazione. Sei un ragazzo molto giovane che ha dimostrato però voglia di proteggere la sua rete. È vero che avete preso il primo gol stagionale, che quindi si interrompono i clean sheet, ma è pur vero che sei stato sempre attivo. Quali sono le tue emozioni? Ma sicuramente, innanzitutto, grazie per i complimenti, ringrazio per il mister che mi ha dato l'opportunità di scendere in campo, e penso che non fa mai piacere prendere gol. Noi lavoriamo in settimana per essere più solidi possibile, per non concedere niente all'avversario, però a volte capita. E nulla, l'importante è continuare a lavorare, cercare di essere più attenti, non lasciare niente al caso. Per quanto riguarda le emozioni, io credo di dover ringraziare principalmente chi è riuscito a tenere l'attenzione anche delle seconde linee come me, perché sono consapevole di avere davanti un colosso come Peppe in Serra, dal quale sto provando a prendere il massimo che posso. Quindi l'emozione è contento, ma c'è voglia di migliorare. Bellissime le tue parole, anche su quello che ovviamente siamo abituati ad etichettare come il primo portiere della Virtus. Ecco Ciro, com'è la tua integrazione in questo gruppo che sempre di più appare solido, coeso e con tanta voglia di vincere? Beh, c'è voglia di conoscersi. Comunque siamo ancora a settembre, quasi ottobre, quindi logicamente non ci conosciamo ancora benissimo. In campo lo stiamo facendo allenandoci 4 volte a settimana, il che è un ritmo che stiamo imparando a sostenere. E fuori dal campo proviamo sempre a entrare in relazione tra di noi, farci domande, conoscerci il più possibile per provare anche a migliorare le relazioni in campo. Grazie mille Ciro, in bocca al lupo per la prossima.